Buongiorno a tutti, oggi siamo qui per parlare della quinta e della sesta chimioterapia, che come ho detto l'altra volta, però appunto di parlare insieme come ho fatto con la seconda e la terza, perché tanto fondamentalmente è stato molto molto simile, quindi è inutile che li divido. Oltretutto, cioè sembra una cosa incredibile, ma come ho detto l'altra volta, quella dopo, quindi quella che sarà la settima, l'altra volta era la quarta, stavolta parliamo della settima, sarà molto 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 importante per quello che è successo. Perché mi ha colpito molto a livello psicologico, sentimentale, mentale, chi più ne ha più ne metta, ma di quello ne parleremo magari nel prossimo video. Comunque, per adesso parliamo di questo, che allora, come vi dicevo, non c'è molto da dire, nel senso che allora, come ho il mio solito foglio, perché sennò tanto mi dimenticherei assolutamente i medicinali usati. Allora, nel quinto ciclo chimioterapeutico hanno usato ifosfamide e toposide, poi nel sesto ciclo hanno usato Vincristina, che sembra il nome di un vino, come ho già detto l'altra volta, incredibile, e doxorubicina. Questi sono i medicinali usati per questi due cicli. E devo dire che in questo caso mi ricordo mi avevano provocato degli effetti. Non mi ricordo se era stata la quinta o la sesta chemioterapia che mi aveva provocato degli effetti un po' strani. Nel senso che mi dava come la sensazione che fossi cioco. Cioè, ubriaco, perché non avreste capito, che fossi ubriaco. Praticamente avevo la testa che mi girava, non capivo bene quello che succedeva intorno a me, ma non in modo pesante, estremo o cose del genere. Però avevo queste sensazioni un po' particolari, un po' strane, diciamo. E praticamente era come ubriacarsi senza aver bevuto, la stessa identica cosa. Non avevo nausea quella volta, proprio perché avevo già questa cosa di base, quindi probabilmente il resto si è annullato. Poi comunque, come vi dicevo, ti danno la pastiglia prima di iniziare, proprio fatta apposta per la nausea e cose del genere, che può capitare lo stesso, per l'amor di Dio, non in questo caso appunto ero cioco, basta. Come uno che beve dalla mattina alla sera, fondamentalmente, che per me ci vuole poco, due bicchieri sono fuori, quindi per me questo era già tanto. Poi comunque ho quell'altra invece, per questa appunto vado su questi problemi, l'altra invece mi ricordo, perché appunto uno l'altra, mi aveva provocato altri tipi di problemi, nel senso un fortissimo singhiozzo, questo me lo ricordo benissimo, un fortissimo singhiozzo, che voi dite, vabbè, ma un singhiozzo, grazie al cavolo, cosa vuoi che sia? È vero, quello che direi anch'io, ma in questo caso non era particolarmente veloce, ma era particolarmente forte nei colpi che mi dava. Infatti, mi ricordo che avevo mangiato a pranzo o cena, e mi era venuto questo forte singhiozzo che mi aveva fatto, scusate, ma mi aveva fatto letteralmente vomitare tutto quello che avevo mangiato, tutto, tutto. Era cena, mi ricordo, perché poi dopo quando sono andato a letto, è arrivata l'infermiera, gli ho chiesto se poteva darmi qualcos'altro perché avevo stomaco vuoto, una fame boia. Già non avevo mangiato molto perché, sai, comunque essendo sotto chimioterapia, non è che hai tantissima fame, poi ognuno, per amor di Dio, capisco che la prende a modo suo, magari invece c'è chi ha più fame, c'è chi non gli cambia nulla. A me personalmente la fame non era venuta. Quindi ho mangiato già poco di mio, oltretutto. Poi, come sapete bene, purtroppo il cibo dell'ospedale è quello che è, e quindi già solo per quello ti passa un po' la fame. Senza nulla togliere, per amor di Dio, ci sono comunque dei piatti buonini. Una volta ho provato addirittura, in 9 ciclo, ho provato addirittura una volta le lasagne, buone, ho provato dei polpette, buone, ma appunto, no, vabbè, infatti ogni volta l'unica cosa che mi faceva pesare di essere lì, per cui mi scocciava stare lì, era il cibo, appunto. Perché, come vi dicevo, poi comunque ero lì per farmi curare e funzionava, perché comunque con la quarta chemio, come dicevo l'altra volta, con l'attacco che abbiamo fatto, è saltato fuori che le cure stavano funzionando. Poi avevo fatto amicizia con quelli all'interno, non con tutti, per amor di Dio, ma con alcune infermiere, con alcune OS, e riuscivo anche a scherzare con i dottori, nonostante li vedo arrivare tipo degli dei che scendevano dall'Olimpo ogni tanto, però simpatici, gentilissimi, quindi riuscivo a riderci e scherzarci senza problemi. E quindi niente, siamo andati avanti ancora con queste due chemio, abbiamo ottenuto altri risultati, ma di questo appunto ne parleremo nella settima chemio, con il prossimo video sulla settima chemio, con la tacca con contrasto, che è stata fondamentalmente la più importante di tutte, ancora più importante che neanche l'ultima, figuratevi voi. Comunque ne parleremo molto molto con calma la prossima volta. Siamo quasi alla fine comunque, ragazzi, tenete conto che sono 9 in totale, quindi non manca molto.
Volevo approfittare di questo video per dirvi che da ieri ho iniziato a scrivere un libro. Ho iniziato a scrivere un libro su quello che mi sta succedendo, tutto. Ovviamente ripresento fondamentalmente quello che dico nei video, e ok. Ma in modo molto più specifico, in modo molto più preciso, anche quando mentre ero a casa, cose che magari in questi video non dico perché sennò si prolungherebbe troppo più di quanto potrebbero già essere. Di conseguenza, se volete veramente saperne di più, quando uscirà il libro, poi vi avviserò, ma ci vorrà tempo perché non è che ci sono dietro dalla mattina alla sera o anche altre cose ipoteticamente da fare. Però quando uscirà vi avviserò. E se volete conoscere veramente tutta la storia, tutti i retroscena, tutto quanto, cose che magari per appunto nei video non dico, vi terrò aggiornati, vi terrò informati. Anche ovviamente sempre per lo stesso motivo, per far conoscere la mia storia, per sensibilizzare la gente, per far capire come funzionano le cure, tutto esattamente come questo video, ma in modo molto molto più preciso e più sentimentale anche fondamentalmente, se vogliamo dirlo. Senza inventarmi nulla, né niente, però preciso tutto quanto perché è giusto che sia così, secondo me, e mi trovo molto meglio a scrivere che a parlare, come avrete già potuto capire. Adesso lo scrivo non potete saperlo, ma sul parlare mi vedete. Sono troppo timido, estremamente timido. E grazie ancora di avermi seguito. So che di queste due chemie non abbiamo detto molto, ma in realtà, come dicevo, non c'era molto da dire, nel senso che oltre ad aver fatto questi medicinali, oltre ad avervi detto gli effetti che hanno avuto su di me, l'unica cosa che potrei aggiungere sono gli effetti che mi hanno dato a casa, che sono fondamentalmente gli stessi. Cioè, sono tornato a casa, ho avuto dei dolori muscolari, ho avuto la nausea, no, sì, in uno dei due casi ho avuto anche un pochino di nausea, che però con le pastiglie che mi hanno dato loro da prendere a casa, in caso fosse successo, mi è passata subito. Poi mi sono abbassato gli emocromi, cioè alla fine, fondamentalmente, dopo la chemio, quello che succede quando arrivo a casa, più o meno, è sempre lo stesso, più o meno vi dico perché. All'ottava chemio, però questo un po' ne parleremo più avanti, è successa un'altra cosa. Perché tenete conto sempre che più si va avanti con la chemioterapia, più gli effetti peggiorano, che possono aumentare i dolori, che possono saltare fuori cose nuove. Quindi non date per scontato che sia sempre tutto uguale, perché inizialmente la partita non avevo nulla e poi andando avanti è sempre peggiorata la situazione, ma è normale. L'osseo ne risente, di conseguenza le difese immunitarie ne risentono, cioè ne risente tutto il corpo, muscolatura, tutto. Poi, ripeto, più si va avanti, più peggiora la situazione. Di conseguenza sappiate che le prossime tre chemio saranno le più importanti e le più pesanti che io abbia fatto. Non a livello medicinale, che fondamentalmente dopo abbiamo sempre usato lo stesso, eccetera, eccetera, eccetera. Ma proprio per gli effetti che mi ha dato e per la situazione in cui mi sono trovato, tante, tante, tante cose, ragazzi. Dai prossimi tre, che saranno anche appunto le ultime sezioni, non mi parlo, della chemioterapia, sappiate che sarà per me un po' pesantino. Comunque, detto questo, ci vediamo allora nel prossimo video in cui parleremo della settima. Sì, settima chemioterapia, con TAC con contrasto, così vedremo i nuovi risultati. E incrociamo le dita, anche se io so già come è andata, quindi diciamo che sono un po' un para. Mi tengo sulle spine, dai, non vuol dire parolacce. Buona giornata a tutti, ragazzi, buon tutto, buona salute, buon tutto quanto. Mi raccomando, come vi dico sempre, fatevi fare un controllo che non vi fa mai male. Spendete quell'ora di tempo che ci vuole, ma anche meno, in realtà molto meno. Spendete quei 100 euro che ci vogliono, magari anche meno, una volta ogni 6 mesi, una volta l'anno, quando volete fondamentalmente, però fate i controlli. Non fate il mio errore, questo l'ho sempre detto e sempre ve lo dirò. Poi volete darmi retta? Boom, non volete darmi retta? La vita è vostra, non posso, io più che consigliarvi non posso fare nulla. Quindi ripeto, buona giornata, buona salute, buon tutto, buon lavoro per chi lavora, chi non lavora spero troviate un lavoro se lo state cercando. Tante care cose ragazzi, grazie dell'attenzione, grazie di tutto, a presto.